fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. L'impresa Piserchia costruisce, vende e permuta immobili. Correttezza e puntualità garantite. Piserchia, una realtà fuori dagli schemi. Siamo sempre all'Abruzzo che cucina, oggi è tornato a trovarci un nostro amico che siamo sicuri voi gradirete tantissimo rivedere e quindi andiamo a riscoprire il nostro personaggio con la sua scheda.
Marcello è uno chef perché cucina, però il suo animo è quella del cantiniere cuciniere, voglio dire, la mia missione è quella di promuovere la cucina teramana, l'antica cucina teramana, in particolare quella delle cantine. Chiaramente per fare questa cucina bisogna avere appunto questo animo di cantiniere che io ho avuto modo nella mia infanzia di conoscere, perché sono nato qui a Porto Romana, qui c'erano sette cantine dove si cucinava e si cucinava bene, lo si sentiva dai profumi per le strade. Poi era un luogo di passaggio appunto dove i viandanti si fermavano e venivano apposta per mangiare nelle famose cantine teramane. Ebbene, eccolo qui, è tornato a trovarci, standing ovation, Marcello Schillaci! Allora Marcello, bentornato, sei stato il primo chef del nostro programma a iniziare con noi, hai aperto con noi questo programma, sei stato amatissimo da subito e quindi ovviamente le cose buone bisogna riproporle e noi siamo ben contenti di averti qui per rivivere una settimana in tua compagnia. Innanzitutto grazie di cuore perché veramente c'è stato tanto consenso, mi hanno chiamato e cercato in tanti ed è stato un vero piacere per chi come me queste cose le fa veramente con passione e l'aver trasmesso quella che è la mia passione, la cucina teramana, mi ha reso veramente felice, ma poi diciamo è stato ben raccolto il messaggio, motivo per cui non vedevo l'ora di tornare comunque per ringraziare tutti i telespettatori e invitarli a seguirci comunque perché ci sono delle grosse novità. Infatti siamo ben contenti, adesso siamo pronti per cominciare, siamo lunedì, lo sapete, chi ci segue lo sa molto bene, ma per chi non lo sapesse lo ricordiamo, il lunedì è il giorno che dedichiamo al primo piatto e in questa occasione, per mia grande gioia, ma sicuramente non solo la mia, andiamo a lavorare oggi con le famose scrippelle. Allora, non sveliamo tutto, utilizziamo le scrippelle in due modi, andiamo a focalizzarci sul primo, Marcello. Intanto le scrippelle nel caso dei brodo si chiamano scrippelle mbusse. Mbusse, ecco. Che chiaramente stanno per bagnate. Ecco, beh, traduciamo. Diciamo, il brodo si fa con la gallina, ma non solo con la gallina, perché in un momento in cui si è potuto spendere qualcosina di più, il piatto, diciamo, il brodo si è stato arricchito, per cui adesso vi farò vedere diciamo gli ingredienti perlomeno che negli ultimi anni fanno parte del brodo per le scrippelle mbusse. È un brodo che si è arricchito molto, quindi. Sì, è un brodo oltretutto molto sostanzioso, ma principalmente molto buono. Siamo sicuri. È veramente un piatto straordinario che sce benedette chi l'ha inventato. Ecco, oh. Perché è un piatto che ha dato anche i suoi frutti in quanto in altre epoche, diciamo, per far fare il latte alle puerpere si dava abbondante brodo con le scrippelle. Ah sì? Aveva sicuramente questa funzione, perlomeno si era convinti che un buon brodo di gallina con le scrippelle aiutasse, avrebbe fatto del buon latte. Ma vedi quante cose ci insegni Marcello, guarda, sono veramente contenta di rivivere una settimana in tua compagnia. Poi sono soprattutto contenta perché adesso tu ci spiegherai il procedimento per ottenere la fatidica scrippella. Sì, la scrippella la facciamo dopo, io intanto metterei a fare i brodo, altrimenti hai ragione, diciamo, il brodo necessita di più tempo. Di non mangiare, mettiamo un po' d'acqua innanzitutto. Allora Marcello, ne approfitto per ricordare appunto, noi adesso andremo a vedere come si realizza una scrippella, ma per chi appunto come sempre non avesse tempo o fosse proprio negato in cucina, insomma per le tante ragioni non possa appunto fare le scrippelle da solo, noi consigliamo le scrippelle Regal. Anche in questo caso la Regal ci viene incontro con un prodotto ottimo, vero Marcello, sei d'accordo con me? Sì, l'ho provato e devo dire che il prodotto è veramente di qualità. Ecco, possiamo dare la tua conferma che sicuramente vale più di mille parole. E bene, allora detto questo concentriamoci sulla ricetta per il brodo. Benissimo, abbiamo messo l'acqua a freddo, il brodo parte con l'acqua a freddo. Acqua a freddo, va bene. Allora cominciamo col mettere la gallina. Chiaramente è sempre molto importante il rapporto con il macellaio, beate le signore che... Ok, allora facciamo vedere bene sì. Che pezzi stiamo mettendo e la quantità. Allora, abbiamo messo la gallina, sì. I due quarti di gallina, sì. La scella di tacchino, l'ala di tacchino, bene. Determinante, la famosa punta di petto, il petto, eccolo qua,
l'osso col midollo. E questo diciamo che è importantissimo, sì, questo, no? Mi dà proprio, è proprio quello che dà sostanza, il sapore. Sì. E la scorza di parmigiano. Ecco, questa per esempio non la sapevo adesso. Ha un sapore incredibile. Bene. Chiaramente il sedano. Sì. Scusa Marcello, tutta questa dose di pollo per quante persone l'abbiamo pensato? Per quattro. Sempre per quattro persone, per quattro. Infatti sono porzioni abbondanti. Poi il brodo, diciamo, non basta mai, per cui... Ah certo. Mettiamo la cipolla. Allora abbiamo aggiunto il sedano, ovviamente la base è sempre quella, lo sapete ormai da casa. Mezza cipolla. Mezza cipolla. E infine la carota. Comunque il brodo... Marcello, è bello vedere le tue pentole che sono tornate a trovarci. Si riconoscono subito le pentole piene di storia, ecco, del nostro cantiniere. Allora, abbiamo aggiunto la carota. Normalmente non si mette un goccino d'olio, ma per chi volesse, diciamo... A gusto. Sì, perché il grasso viene appunto dai pezzi di animale. Aspetta Marcello, perché meglio che togliamo il coperchio, così da casa possono seguire tutte le fasi di preparazione. Alziamo magari un po' la fiamma, se sì, vogliamo agevolare. Sì. Abbiamo alzato, va bene. Quindi, dicevi, l'olio a gusto. Sì. E in pratica adesso copriamo e aspettiamo che... normalmente per un buon brodo bisogna aspettare almeno un paio d'ore. Niente, dobbiamo togliere. Dalla regia ce lo impongono perché dobbiamo far vedere bene quello che stiamo preparando. Ecco, allora come vedete questo sarà il nostro brodo, quello che andrà a creare il nostro brodo. Spostiamoci sulle nostre protagoniste di oggi. Sì, le scrippelle. Io sono sicura che adesso si sintonizzeranno veramente tutti, perché la scrippella penso sia uno di quei piatti dove veramente fa tanto anche il gusto personale, no? C'è chi ci mette più uova, chi ci mette più latte. Beh sì, no? Diciamo poi anche l'abilità nel lavorarla. Beh sì, ci vuole abilità anche allora, in questo. Mettiamo per quattro uova. Ah, quattro uova per quattro persone. Normalmente una abile massaia riesce a far rendere le scrippelle un uovo con quattro scrippelle, che poi è la quattro porzione. Quattro scrippelle con un uovo? Sì. Ah, beh. Che poi è la porzione, diciamo, normalmente. Bene, quindi andiamo a mettere le nostre uova. Adesso sono curiosa di vedere quanto latte andrai a mettere, perché io per esempio per farle le poche volte in cui no, mi ci metto... No, io metto l'acqua. Ah, non ce lo metti il latte? No, no, no. Ah, vedi? Ho fatto una scoperta. Io invece ci metto anche il latte. Forse io faccio più una crepe che una scrippella. Allora, cucchiaia, eccolo qua. Mettiamo 4 cucchiaie abbondanti di farina. Normalmente si dice a raso, però vanno bene anche, diciamo... Abbondanti. 4 cucchiaie abbondanti. Adesso dobbiamo mettere l'acqua. Per l'acqua dovevamo... Vabbè. Vediamo un po' se magari sotto? Dove sono le pentole? Qua. Allora. Sì. Eccolo, l'abbiamo trovato. Questa cucina è troppo grande. Dovete perdonarci da casa, ma qui... tante cose, tanti strumenti, è facile perdersi. Intanto siamo sui 300. 300. Cominciamo a provare. Oh, il sale anche qui, diciamo, va a gusto. Tu ce lo metti, Marcello? Un pecchettino, sì. Chiaramente poi bisogna stare attenti al sale nel brodo, anche perché poi nella scrippella ci va messo il parmigiano. Che comunque dà sapore. Ecco qua. Allora, Marcello, intanto analizziamo un po', tu sei stato con noi all'inizio del nostro programma e adesso invece siamo ormai alla fine di novembre, ci avviciniamo al Natale, quindi con te questa settimana ci dedicheremo proprio a delle ricette che da noi sono molto usate a Natale, giusto? Sì.
Ecco, vogliamo dire qualcosa? Cosa ci puoi dire riguardo? Il famoso pranzo di Natale, erano pranzi che in pratica si aspettavano un anno intero, perché poi il pranzo di Natale era il pranzo più lauto, il pranzo più abbondante, il pranzo più atteso. L'unica occasione per mangiare qualcosa di sostanzioso forse. Ma diciamo che presi anche emotivamente dalla festa, poi erano più giorni di festa perché Natale, Santo Stefano, il Capodanno, voglio dire, tutte queste cose creavano delle aspettative incredibili, poi in epoche più moderne diciamo erano anche settimane che si lavorava poco, per cui diciamo c'era anche questa grande voglia di sfogarsi un po' col mangiare. C'era anche più tempo da dedicare proprio alla cucina, sì. Quindi. E infatti noi andremo questa settimana a riscoprire dei piatti che sicuramente ognuno di noi propone nel periodo natalizio, e noi vi aiuteremo magari con qualche accorgimento a fare delle modifiche, insomma a vedere come poter elaborare ogni singolo piatto. Allora adesso noi la nostra base per le schipelle l'abbiamo fatta. Io volevo dire che siccome anche l'occhio vuole la sua parte, no? Sì. Per cui adesso ci sono delle ottime uova gialle che danno appunto un colore molto bello, diciamo, la schipelle. Quindi tu consigli di adoperarle? Sì. Ok, Marcello, aspetta, ti fermo un attimo, prima di passare alla seconda fase, pubblicità e torniamo tra poco. Kitchens. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. L'impresa Piserchia costruisce, vende e permuta immobili. Correttezza e puntualità garantite. Piserchia, una realtà fuori dagli schemi. Fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Fantasia,
a Teramo, via Duca d'Aosta 18. Bentornati amici, allora abbiamo lasciato Marcello alle prese con le scrippelle e stiamo per andare a prepararle, giusto? Allora abbiamo riscaldato la padella antiaderente, oggi certo. È facilissimo, comunque diciamo con un pezzettino di carta andiamo ad ungere con l'olio una piccola unta, aiuta molto, certo, a non farla attaccare, anche la scrippellina viene meglio. Allora, come potete vedere, fa il filo. Quando fa il filo, diciamo, va bene. Va benissimo. Io ne approfitto per ricordare le dosi. Abbiamo detto 4 uova per 4 persone, poi abbiamo aggiunto 300 ml d'acqua, un po' di sale, giusto Marcello? Sì. Cos'altro? La farina, 3 cucchiai di farina? Un cucchiaio per ogni uovo, un cucchiaio abbondante per ogni uovo. Quindi 4 cucchiai, va bene. Poi ci vuole un po' di pazienza, diciamo. E allora adesso mettiamo a favore di camera la nostra scrippella, facciamo vedere a casa. Come vedete Marcello ha versato proprio una quantità tale che verrà proprio un velo. Sì, un velo, sì. Bene, ci vuole poco poi, no? Beh, diciamo il brutto sono le prime 5 scrippelle, dopo... poi dopo, quando ci hai preso la mano... No, per chi appunto deve imparare. Bene. Chiaramente allora. Con una fiamma a gas, diciamo, è forse è meglio perché... Certo, lo ricordiamo che noi abbiamo appunto il fornello elettrico, quindi necessitiamo di più tempo. Il nostro brodo va alla grande. Ecco qua. Allora, a questo punto... Comincia ad arricciarsi. Si sta staccando, diciamo, intorno ai bordi. Mm-hmm. Vuol dire che la scrippellina si può girare. Ci si aiuta con una forchetta. Se non si vuole, diciamo, rischiare una scottatura. E si va a girare la nostra scrippella. Beh, è proprio bella, sottilissima. Poco tempo e l'abbiamo... La scrippella pure c'ha una bella storia, perché è un prodotto, perlomeno per quello che ci è arrivato a noi, è un prodotto contadino anche questo, si faceva d'inverno. E com'è nata? Dimmi un po'. Si faceva in occasione della uccisione del maiale. Ah. Perché prima, durante la lavorazione del maiale, tutte le, diciamo, parti meno nobili del maiale, il musetto, le orecchie, sì, le codiche, i piedini, buona parte, tolta quella che serviva per essere conservata durante l'anno, buona parte veniva cucinata in un grande pendolone e si chiama l'andock andock. La famosa andock andock. Sì, in pratica l'andock andock produceva questo brodo e i contadini dell'epoca, in qualche modo, pare che sia di origine francese, ma per il semplice fatto che quando i francesi sono passati dalle parti di Civitella, loro cucinavano il pane sulle pietre bollenti. Ah. Facevano queste pane finissimo, queste sorte di crepes. E in pratica poi nel tempo si è affinita la cosa e... E così sono diventate abruzzesi. Abruzzesi. Abbiamo scoperto nel corso delle settimane che tanti prodotti di altre nazioni sono diventati poi i nostri prodotti di punta. Questo proprio a indicare, no, tutti i vari passaggi delle varie civiltà della nostra regione. Beh, ma poi assolutamente così, voglio dire. Ecco. E noi ne siamo il risultato finale. Facciamo ancora un'altra per... Facciamo vedere. Nella padella del nostro Marcello, abbiamo, come vedete, è storica. Con olio d'oliva. In genere è mezzo... Mezzo mestolo? Mezzo mestolo, sì. Allora, indicativamente mezzo mestolo per realizzare una scrippella sottile. Marcello, ma c'è un segreto per veramente non farle spezzare? Perché di solito io quando le faccio molto sottili, poi vuoi non vuoi, si spezzano. Beh, diciamo di no, perché c'è molta acqua, diciamo, c'è il collante della farina con l'acqua, con l'uovo. Diciamo che il momento cruciale è quello in cui si va. Perché devi capire quando è la cottura, quando è che vanno toccate. Sì. Chiaramente se si anticipa un po'... Il momento in cui si vanno a girare, sì, si spezza. È possibile che, diciamo...
si possa rompere la scrippella. Per il resto, diciamo, c'ha i suoi tempi, poi per chi è abituato, diciamo, diventa un gesto automatico e tu cui, sei ben sì. abituato a queste cose. Poi devo dire che proprio le scrippelle è una cosa che amo fare tantissimo. Sì, Ho anche una bella mano, mi piace farle. No, indubbiamente, cioè, ho visto molto come le realizzare. Sono goloso dei pasticciati, tutto ciò che è pasticciato, cannellone, timballo. Come darti torto, sono una golosa come te di queste cose. Sono veramente qualcosa di incredibile. Allora, intanto Marcello, direi che possiamo annunciare anche il nostro secondo piatto, perché oggi appunto con le scrippelle andremo a realizzare ben due piatti. Il primo è quello delle appunto scrippelle in busse e poi il famosissimo, leggendario e per noi è proprio un orgoglio presentarlo, il timballo. Cosa possiamo dire sul timballo? Chissà che storia c'è dietro al timballo. Il timballo sicuramente è il trionfo, diciamo, della cucina della Mana, perché c'è veramente di tutto e sul timballo si possono dire veramente tante cose. Come vedi, si è rotto anche a me, ma ecco, questa è a causa della... ma mi consola, perché così, ecco, come vedete, anche gli chef possono sbagliare. Il calore, diciamo, non è dei migliori, questo ha bisogno di... poco violento, insomma. E ci vuole anche fortuna, no? Perché vedi qui magari forse si è addensato un po' di più l'impasto. Ecco qua. Marcello, ma con questa padella, ma quante ne hai fatte di cose? Questa padella parla, io la vedo. Questa è la mia preferita per quanto riguarda le scrippelle. Si vede che si presta bene a questa operazione. Il brodo come va? Benissimo. Bene. Allora, Marcello, dicevamo del timballo, no? Tu mi sai dire un po' la storia del timballo? Beh, il timballo innanzitutto, come ripeto, era nelle grandi feste non poteva mancare. Per grandi feste sono intese le feste religiose, Pasqua, Natale, ma soprattutto per i matrimoni, le comunioni. Qualsiasi motivo era buono per fare appunto... Che poi quello che si dice sempre del timballo è che è un piatto completo, perché c'è la carne, quindi le proteine, il timballo, sì, i carboidrati... I timballi, diciamo, fatti bene, cioè sono piatti completissimi. E comunque il timballo c'ha pure una bella storia, perché nel tempo, in altri tempi, era un misuratore, diciamo, sociale. Al punto che non si chiedeva... quando era buono il timballo, ma quando era alto il timballo. Perché più era alto, più era ripieno. Perché più era alto, più era ripieno e più la famiglia, diciamo, era ricca. Aveva possibilità superiori alle altre. Per cui, diciamo, oltre al periodo della festa, c'era anche questo aspetto. Si capiva anche da un timballo. Lo stato economico della famiglia. Ecco qua. Allora Marcello, noi le nostre scrippelle le abbiamo realizzate, chiaramente qui abbiamo quelle già pronte. Approfitto di questo momento per lanciare la nostra scheda pasticciando, siamo sempre alla ricerca di dolci particolari della nostra regione, scopriamo un po' quelli di oggi. Siamo qui col signor Panetta per scoprire alcune delle specialità di questo forno. Qui davanti a noi abbiamo forse uno dei dolci più tipici della nostra tradizione, ovvero la crostata. Ci può dire qualche segreto di questo dolce? Sì, questo è un dolce abruzzese. Noi lo facciamo con una base di pasta frolla e poi viene caratterizzato con il ripieno sopra che è di marmellata o di cioccolata. Noi abbiamo pure una marmellata nostra tua che è... che facciamo noi proprio di nostra produzione. E poi facciamo con la limone, quella che stiamo che vedendo adesso. E poi a cioccolato e vari gusti. Qual è, diciamo, quello che piace di più, che viene più richiesto? Beh, quello che viene più richiesto è quello che è con la marmellata nostra. Cioè la marmellata con la base d'uva e poi noi la perfezioniamo con la cioccolata e cannella e cacao, diciamo. Quindi è arricchita, non è sì, soltanto... Sì, è arricchita, una base di marmellata che poi la arricchiamo, oltre alla marmellata che facciamo proprio noi, che è un altro tipo di marmellata, è un'altra crostata particolare che sta pure nel...
Perfetto, adesso noi man mano andremo a scoprire altri dolci, intanto ringraziamo per questo piccolo esempio di tradizione. Potete gustare specialità panetta qui a Isola, ma anche in altri due punti vendita, a Valvomano e Montorio. Provate le specialità panetta. Rieccoci all'Abruzzo che cucina. Il nostro cantiniere Marcello è qui accanto a noi anche oggi, siamo ben contenti di ritrovarlo. Allora Marcello, ricapitoliamo tutto quello che è stato fatto finora. Dunque, abbiamo messo a fare il brodo con la gallina per le scrippelle in busta, che è il piatto di oggi. E facciamolo vedere dicendo anche ingredienti, dosi e tutto il necessario. Allora, abbiamo detto quanta quantità di gallina. Chiaramente abbiamo messo mezza gallina. Mezza gallina per quattro un persone. Un pezzo di ala di tacchino. Sì. Un pezzo di punta di petto. Sì, io vorrei di far carne, vedere carne un po'. Di manzo. Sì, ecco qui. Poi abbiamo messo un osso. Aspetta. Un osso col midollo. Ecco. Bene, poi? Praticamente abbiamo messo sedano, carota, cipolla, quella che normalmente la base, diciamo, solida. La base per... E lì il nostro brodo per le nostre scrippelle in buste di oggi. In attesa che diciamo il brodo, abbiamo preparato le scrippelle. Facciamole vedere, dove le abbiamo messe? Ah, eccole qua. Allora, ecco le nostre scrippelle. Queste sono le famose scrippelle. Guardate come sono sottili le nostre scrippelle. La caratteristica sta proprio nel fatto che diciamo si può vedere in trasparenza la mano. Questo è l'effetto che bisognerebbe Questo ottenere. Questo è l'effetto che fa la scrippella quando diciamo è particolarmente sottile. Bene. E le dosi, abbiamo detto 4 uova per 4 persone, 4 cucchiai di farina. 4 cucchiai di farina e acqua diciamo dalle 200-250 a piacimento, se la si vuole sentire un po' più farinosa o meno farinosa. E poi un po' chiaramente, di sale. Chiaramente ci si arriva attraverso una tecnica dell'abitudine. Beh certo. Voglio dire, non ci sono regole ferree. No. Chiaramente Bene. Il brodo è pronto, le scrippelle sono pronte, adesso prepariamo le scrippelle diciamo come si fanno a Teramo. Vediamo come si fa la scrippella sul piano a la scrippella. Sì. A piacimento o pecorino o parmigiano. È chiaro che col pecorino il sapore è un po' più forte, diciamo il brodo è delicato, c'è questo contrasto, altrimenti diciamo personalmente io consiglio il parmigiano perché questo comunque rimane un piatto delicatissimo. Sì, io lo preferisco perché rimane proprio molto delicato col parmigiano. Allora. Anche sulla quantità di parmigiano immagino sia tutto molto facoltativo, no? Sì, tutto molto facoltativo, comunque a gusto, a piacimento, è chiaro che poi una mamma sa diciamo i gusti del figlio, del certo, chi la vuole marito, con più parmigiano, chi la vuole più asciutta, chi la vuole più umida. Qualcuno addirittura diciamo in alcune famiglie, siccome era un piatto della festa, diciamo amava mettere anche un pizzico di noce moscata, che comunque io non gradisco. Manco io, ti dico la verità. Allora, abbiamo messo il formaggio, adesso comincia l'arrotolamento. Ecco qua, praticamente. Stretta. Un'altra. Normalmente una porzione sono 4 scrippelle. Sì, una porzione molto... Ecco qua. Ridotta. Allora Marcello, mentre tu mostri appunto come si preparano le scrippelle, io vorrei spostarmi per presentare la nostra nuova rubrica, perché bene sì, non ci siamo fermati a pasticciando, ma oggi vogliamo proporvi la nostra rubrica Oggi apparecchio io appunto. In cosa consiste? Bene, vogliamo darvi un po' un'idea per apparecchiare la vostra tavola. Oggi abbiamo colto l'occasione per presentarvi una tavola più romantica, così chef, io e te ci facciamo un bel pranzetto romantico oggi con tutti questi cuoricini. E ringraziamo Costantini per averci fornito gentilmente tutti i prodotti che vedete qui. In questo caso abbiamo davanti a noi una cucina in prevalenza prodotti Guzzini. Come potete vedere qui, molto romantica, abbiamo dei piatti con i cuori. Guardate che sciccheria, il portatovagliolo a forma di cuore, devo dire che mi piace molto. Dei centrotavola in lana cotta a forma di cuore. Insomma, tutto quello che serve per rendere un pranzo o una cena romantico e diverso dal solito, per prendere un po' per la gola i vostri fidanzati o mariti.
E allora, siccome le sorprese oggi non finiscono qui, non ci accontentiamo di presentarvi una tavola ben articolata, ma vogliamo anche presentarvi i vini. Quindi io invito a entrare Carmine De Jure della cantina Biagi. Benvenuto Carmine. Salve a tutti. Allora, oggi con questa bella tavola, con questi piatti così ricchi della nostra tradizione, non potevamo astenerci da presentare dei vini in abbinamento. E che vini? E che vini, giustamente. Allora, no, vi presento brevemente questa realtà che è ancora piccola e giovane, tra l'altro, perché è nata nel 2006. Però il proprietario ha le idee molto chiare, in effetti stiamo crescendo piuttosto velocemente. Bene. Introduco brevemente, siamo presenti nel territorio di Colonnella, sì. una zona secondo me molto vocata, collinare, con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, il che garantisce bei profumi e una grande aromaticità su tutti i vini. Il territorio si distingue anche per essere piuttosto ricco in argilla, quindi abbiamo un terreno abbastanza forte, il che ci facilita nel produrre vini di gran corpo. Beh. Il che ci obbliga anche a fare degli affinamenti opportuni, poi vedremo quando parleremo un po' dei singoli vini. Benissimo, allora Carmine, oggi appunto abbiamo due piatti della nostra tradizione, ovvero il timballo e le scrippelle. Chiaramente adesso noi vogliamo concentrarci sull'abbinamento al timballo, che è poi il piatto forse più famoso, no, della nostra regione. Sì. È anche completo, complesso nella sua composizione. Bene, che cosa ci consigli in abbinamento a questo piatto così particolare? Allora, faccio una breve premessa: non esistono abbinamenti fissi, quindi a me piace Questo? Molto sperimentare, quindi invito tutti i consumatori a provare i vari abbinamenti. Non è detto che gli abbinamenti scontati siano sempre i migliori. Vero? A volte si trovano delle combinazioni inaspettate e veramente preziose. In questo caso rimaniamo un po' sul classico, quindi timballo, piatto con una sua struttura piuttosto complesso, perché abbina formaggi come la mozzarella, con proteine, carne. Sì, piuttosto strutturato. E da questo punto di vista è dire quasi obbligatorio abbinare un vino che abbia una sua struttura. Andrei in questo caso sul Montepulciano Retro, che vi mostro. Un Montepulciano che non possiamo non proporre, direi inevitabile. Il cavallo di battaglia dell'intero Abruzzo, in particolare Vero. Nel territorio di Colonnella, si esprime veramente alla grande. È un vino che viene affinato per 6 mesi in barrique, sì. Sono quelle piccole botti francesi. Scegliamo però in questo caso delle barrique di secondo, terzo e quarto passaggio. Perché? Per fare in modo che l'aromaticità del legno non prevalga su quelle che sono le caratteristiche del vino, che a questo punto risulta speziato, e uno dei buoni ricordi di frutta fresca tipico del Montepulciano giovane. Ho capito. Bene, allora facciamolo vedere bene questo vino, lo ricordiamo, della cantina Biagi, Retro. Retro. Beh, sì. Un nome che dice tutto, esatto. Perché veramente stiamo proponendo anche dei piatti, se vogliamo, retro, no, della nostra tradizione antichissima abruzzese. Quindi, non so, vogliamo andare ad aprire? Come no? Così vediamo un po'. Devo poggiare un attimo il microfono? No, reggo io, sono qui apposta. Ecco qui, allora un attimo. Ecco, vai Carmine. Prendiamo il nostro apri bottiglie. Marcello, non ti preoccupare, sto per tornare da te. Marcello, immagino sia d'accordo con questo abbinamento fatto dal nostro enologo. Ne abbiamo già parlato e sicuramente siamo di fronte a un grande vino e anche penso a un grande abbinamento. Eh sì, non possiamo dire il contrario. Quindi questo è un vino che viene messo in barrique però poi spostato. Proprio per, sì, fare in modo che le note del legno non prevalgano. Ho capito bene? Allora, sì. Fa circa 6 mesi di affinamento in barrique, quindi in botte. E dopodiché completa l'affinamento in bottiglia. È molto importante la bottiglia per i vini della zona di Colonnella. Normalmente dopo i 3-4 mesi raggiungono il top della qualità. È un problema colloidale, in quanto i vini devono recuperare lo stress dell'imbottigliamento. Quando mettiamo i vini in bottiglia si slegano un po', si snaturano leggermente. Con qualche mese di conservazione
i colloidi si riassemblano, sì. E la qualità organolettica è sicuramente al massimo. Bene, allora io prendo il bicchiere, andiamo a versare il nostro vino. Il colore è quello inconfondibile del nostro Montepulciano. Allora, vediamo se riesco a far vedere bene. Ecco, non lo so, come posso fare per farlo vedere bene? Mi aiuti? Allora, normalmente... Ecco, facciamo vedere così. Si espone vicino a una fonte luminosa, si valuta la viscosità del vino, il colore è rosso intenso con leggere note ambrate. Si passa poi al naso. Una cosa sui vini rossi: è importante un breve areggiamento. Normalmente o scaraffare la bottiglia in un decanter, certo, oppure una breve sosta anche di un paio di minuti nel bicchiere sono sufficienti per garantire l'ossigenazione giusta per far aprire i profumi nel modo opportuno. Benissimo. Adesso l'unico limite della televisione è che non la parte sensoriale far non è soddisfatta, ma però intanto non è detto per il futuro. Abbiamo creato la curiosità e sicuramente poi a casa proveranno. Allora, io accosterei adesso il nostro bicchiere alla nostra tavola, sulla quale torneremo poi più tardi. Vado a prendere il nostro piatto. Ringrazio Carmine De Iure per essere stato, anzi possiamo questo qui, per essere stato qui con noi. Grazie ancora e torno da Marcello. Allora Marcello, guarda che bel piattino col cuore che ti ho portato. Bellissimo. Oggi sono molto romantica. Dici che si presta bene alle nostre strippelle? Direi proprio di sì, è la forma giusta. Allora, dove posso accostarlo che non ti dà fastidio? Togliamo il coltellino. Mettiamo qui? Ecco qua. Allora, in questo caso, mentre tu, ti cimentavi con i vini... Sì, che cosa hai fatto in mia assenza? Io ho lavorato. Ecco, fammi vedere che cosa hai fatto. Abbiamo cominciato la preparazione del timballo. Nel timballo alla terramana praticamente non possono mancare i piselli e gli spinaci. Ecco, questa è proprio una particolarità vostra. Oltre che le pallottine, Chiaramente, il timballo in altre epoche seguiva una certa stagionalità, ma oggi si trova tutto in ogni stagione, per cui si può fare uso di quello che... Torniamo alle nostre scrippelle. Sì. Nel frattempo, come avrai visto, ho fatto le scrippelle, hai fatto tantissime cose, sei stato adesso velocissimo. Io le ho smezzate. E nella posizione nel nostro piatto. Nel piatto. Ecco qua. Ecco, qui intanto ricordo il piatto che vedete, ci è stato gentilmente offerto da Costantini, che trovate in Corso Umberto a Montesilvano. Questo e tante altre particolarità per abbellire la vostra tavola. Ve le faremo vedere chiaramente nel corso delle prossime puntate e avrete modo di scoprire tanti modi per arricchire un po' le vostre tavole. E abbiamo posizionato le nostre scrippelle, facciamole vedere. Piccole piccole, arrotolate per bene. In pratica adesso dobbiamo mettere il brodo. Ecco, adesso arriva il momento del brodo, giustamente. Ecco qua. Intanto ricordo, siamo sempre all'Iper. Se avete pensato soltanto per un attimo che avessimo cambiato location, beh, avete sbagliato, siamo sempre qui all'Iper Città Sant'Angelo Pescara Nord. E ringraziamo sempre la cucina di Iorio. Chiaramente per averci fornito tutto quello location. Che è servito per fare il brodo non va mica buttato. No, per carità. Cosa ci facciamo dopo con quella carne? Normalmente lo si rimangiava la sera, ripassata in padella con peperoni, patate, sughetto. Eccole qui. Ecco qua. Il nostro spettacolo. Guardate che belle le nostre scrippelle. Adesso noi le andiamo a posizionare sulla nostra tavola, Marcello, io torno subito da te. Eccole. Ricordo che in questo caso le scrippelle sono state fatte sì dal nostro cantiniere, ma potete comunque usare le scrippelle Regal, che si prestano benissimo. Io darei un tocco di parmigiano. Il tocco finale, mi sono dimenticata, il parmigiano. Ecco qua. Anche questo a gusto, no? Sì, assolutamente. Chi lo vuole, sì. Chi non lo vuole.
Bene Marcello, le nostre schippelle sono pronte. Ora però, tutti sanno a casa che il nostro programma è realizzato in tempo reale, per motivi di tempo appunto non possiamo dedicarci con attenzione al timballo e quindi lo rimandiamo a domani. A domani. Va bene? Allora io voglio chiudere tornando sul nostro piatto, eccole qui le nostre schippelle che proponiamo oggi per voi. Ringraziamo Costantini per averci fornito questa bellissima tavola e ringraziamo anche la cantina Biagi per averci proposto dei vini in abbinamento a questo piatto e al piatto di domani. E con tutto questo io vi do appuntamento appunto a domani, sempre con Abruzzo che cucina, sempre con Marcello Schillaci e sempre con noi. Gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. L'impresa Piserchia costruisce, vende e permuta immobili. Correttezza e puntualità garantite. Piserchia, una realtà fuori dagli schemi. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Kitchens. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Fantasia. Fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18.